È inutile che fai così. Devi fare l'esame come tutti gli altri. Ma io ho paura, hai capito? Non ci vado! Ora basta! Vieni qua! No, aiuto! Non ci voglio andare, mamma, non ci voglio andare! Ti prego, almeno tu capiscimi! Apri! Se non ci vai, verrai bocciata come l'anno scorso! Lo capisci questo? Vuoi perdere un altro anno? Non ci voglio andare! Non ci posso andare! Non ci riesco! Ma che dici? Vai là, siediti sul banco e fai il compito! Tu sei preparata! Non ti succederà nulla di male! Bianca, è tardi! Devi andare, hai capito? Perché? Lei si faceva toccare, da tutte le parti. Scusa, ma loro non si sono accorti della tua presenza? Ma io sono bravo, dottore. Non mi faccio mica vedere, sennò a che serve? Ho scoperto di che pasta è fatta. E anche lei come tutte le altre. Riccardo, ma se tu non le hai neanche parlato, cosa ti aspettavi da lei? Che sarebbe caduta così fra le tue braccia da un momento all'altro. Non fa niente, dottore, non si preoccupi. Tanto tutto il mondo è così. Le donne sono tutte puttane. Vogliono solo scopare. Tutto il mondo vuole solo scopare. Non gli interessano la cultura, la sensibilità, la virtù. Non gli interessa proprio un bel niente. Non disperare. Vedrai che alla fine troverai la donna adatta a te. Ma questo non è il mio ruolo, dottore. No. Io devo solo colpire. Colpirne una o due per educarne mille. Che intendi? Dottore, queste donne non hanno freni. In questa società nessuno dice loro come devono comportarsi. Non è colpa loro, ma se qualcuna di loro viene punita, allora potranno finalmente capire, avranno una possibilità. Continua. Ho io quello che ci vuole. Guardi qua. Vede? Con un piccolo bastone da passeggio si può fare molto. Non crede? Come le dicevo, basteranno uno o due di queste donne, poi le altre capiranno da sole. Riccardo, tu sei una brava persona. E le donne non sono tutte cattive. Noi continuiamo giovedì. Intanto vai a casa e resta in casa. Prendi queste pillole, oltre a quelle che già prendi. Katia, accompagna il signore alla porta. Sì, Paolo.
Avanti il prossimo. Salve. Ciao. Allora, che problema può avere questa bella ragazza? Allora, sei muta? Parla pure liberamente. Io sono qui per ascoltarti. Dottore, io sono strana. Ho paura. Paura? Di cosa? Non lo so, dottore. Ho paura delle persone. Voglio stare da sola. La gente è cattiva. Quando vado per strada io li vedo che mi guardano, parlano di me e ridono sotto i baffi. Non li voglio vedere. Non ci credo. No, è la verità, dottore. E non chiamarmi dottore, chiamami Paolo. Magari la prossima volta. Ma sì, te lo prometto. Maialone. Adesso fammi attaccare che sto lavorando. Ci vediamo alla prossima festa. Ciao. Ecco sua figlia, sana e salva. Signora, sua figlia è un po' depressa. Ha qualche mania di persecuzione, però è tutto risolvibile, stia tranquilla. Intanto le ho prescritto dei farmaci che dovrà prendere tutti i giorni, mi raccomando. Se poi la porta la prossima settimana, iniziamo la psicoterapia. Va bene? Arrivederci. Ciao, Bianca. Adesso quant'è che stai andando dal dottor Ligio? Sarà un mese. Ti trova bene, lo sai? Il dottore era proprio quello che ci voleva per te. È una brava persona. Davvero. Mi fa piacere che me lo dici. Sai, ma anche io mi sento un po' meglio. Il dottore mi sta aiutando ad essere più me stessa, a vivere senza troppe ansie, a prendere la vita come viene, insomma. Ho ancora paura, sì. Però sento che non è più forte come prima. Il mondo non è tutto brutto, figlia mia. Dottore, finalmente ho capito dove mi sbagliavo. Non è solo colpa delle donne. Se non ci fossero gli uomini, come farebbero a scopare? Quello che voglio dire, dottore, è che non posso pretendere di colpire una donna senza prendere neanche un uomo. L'uomo, se non è proprio la causa di tutto, è comunque un protagonista. Ci sono tanti uomini cattivi che corrompono alcune donne e le fanno diventare delle poco di buono. In realtà la donna è pura. È troppo pura per meritarsi questi uomini. Dottore, lei è mai stato intorno alla ferrovia di notte? Ci sono donne che vanno con tutti gli uomini che incontrano, lo sapeva? Beh, sì. Non le nascondo che anche io l'altra sera sono stato con una donna di queste. Mi ha preso la mano. E dove mi ha portato? Da un uomo. Un essere viscido e volgare. Ha preteso che gli dessi dei soldi per stare un po' con lei. Non so perché, ma gliel'ho dati. Gli ho dato un sacco di soldi. Poi sono entrato in una stanza con questa donna e... E lei... Lei era bella. E giovane. Ma la stanza puzzava come il suo uomo.
Capisco. No, dottore, no, lei non capisce. Non capisce affatto, no. Non capisce. Sono stato appena 5 minuti con quella donna. Poi lei, senza preavviso, ha preso le sue cose ed è andata via. E mi ha lasciato lì come un coglione, da solo. Ho chiesto spiegazioni all'uomo. E lui ha minacciato di picchiarmi se non me ne fossi andato via subito. Beh, Riccardo, queste cose capitano. Quello è un ambiente malsano. Tu non dovresti frequentare simili... Non si preoccupi, dottore. Non ricapiterà più. Ho imparato. Ho imparato la lezione. Vedrà cosa farò. Un uomo e una donna. Le prenderò mentre sono abbracciati. Paolo è mio cugino, non lo sapevi? Ci sono tante cose di lui che non sai. Lui è un uomo magnifico. Lo sai che io e lui siamo amanti? Non dirglielo, perché non vuole che si sappia. Sai, traduttore e segretaria, lui dice che non si può. Ma non ti preoccupare di questo. Io lo so che lo ami. No, 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 ma... Io non sono gelosa. E neanche lui. A volte... Mi porta delle feste dove mi permette di fare sesso con altri uomini. Anche lui fa sesso con altre donne, ma mai belle come me. Se vuoi, glielo dico. Così la prossima volta invitiamo anche te. Noi siamo amiche, no? Buongiorno. Ciao Bianca, accomodati. Come va? Abbastanza bene. Ogni giorno che passa mi sento un po' meglio. Bene, bene. La paura mi assale ancora in alcuni momenti, ma ho degli strumenti per contrastarla. Ci posso provare. E ci devi provare, Bianca. Io ho pensato molto a te. E da un punto di vista medico sei da considerare guarita. Resta solo il cuore del tuo problema, che la medicina non può curare. Ma ho studiato a lungo e ho individuato le coordinate per risolvere il tuo problema alla radice. Esso non si ripresenterà mai più. Finalmente noi due elimineremo questa energia negativa che ti possiede. Sabato prossimo ci sarà una notte di plenilunio. Io e te andremo in un posto particolare dove ci sarà possibile invocare l'aiuto che ci serve. Fidati. Da domenica non sarai più te. Ti sentirai rinata. Va bene? Dottore, ma in pratica perché siamo scesi qua giù? Bianca, questi sono posti molto particolari. Questi cunicoli hanno quasi 2000 anni. Quasi. Qua c'è l'energia benefica che non si riscontra altrove.
Vieni. Sai cosa c'è oltre questo tunnel? No. Certo che no, come potresti? Ma ti dico che in questo luogo è conservato un antico priapeo che migliaia di anni fa ospitava i fedeli di una religione antichissima, a noi non tramandata. Bianca, questo è un posto magico dove al verificarsi di certe condizioni si verificano dei veri e propri miracoli. Vieni. Bianca, non credo tu conosca la magia, ma stanotte noi saremo protagonisti di un vero e proprio rito che risolverà tutti i tuoi disagi. E quell'energia l'abbiamo dentro. Dobbiamo solo sprigionarla. Bianca, tu sei fortunata a conoscere me. Io sono un esperto di magia sessuale.